Ma è quello il canguro? Cioè, quello blu violaceo che stavo inseguendo prima? Ah, non sei blu violaceo, il buio mi ha ingannato malamente, tu sei rosa, sei tu, vero? Oddio, a me sembra lui, anche perché mi sa che è tipo l'unico canguro colorato della zona. Sì, maschio 74, è lui. No, vabbè, ma mi ha imbrogliato malamente, cioè al buio aveva un altro colore. Cioè, è viola, è rosa, rosa. No, vedete che cambia? Cambia con i giochi di luci e ombre. No, vabbè, ok, ti voglio lo stesso, solo perché sei tutto colorato, mi piaci comunque tanto. Poi c'è quella striscia verde sul dorso che è veramente meravigliosa. Riesco a bloccarti così? No, mi passa proprio al fianco della sirena, non me ne frega, ma proprio manco per una cippa. Va bene, grazie, ok. Sì, allora, alla fine ho optato per la famosissima, meravigliosa tecnica del sparo e ti inseguo. Nonostante sia una rottura di scatole in mano, perché come vedete corre a una velocità improbabile questo canguro. Però basta, alla fine ce la giochiamo così e via, non me ne frega niente. Non riesco a bloccarlo, è inutile. Sto canguro fugge costantemente al mio attacco dal T-blocco. Sì, Jack, se riusciamo a puntare col fucile. Ah, sei fermo tu. Ah, no, 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 ora fuggi, ora fuggi. Ok. Ha tipo avuto un attimo di indecisione della serie. Mi sono sentito pungere sul culetto. Sarà stata una zanzara o qualcuno mi ha appena preso fucilate? No, no, aspetta, mi passa davanti proprio tranquillo, vabbè. Ti prego, ti puoi piantare contro un albero? No, ti prego, è lunghissimo, sta facendo, guardate quanto è lontano, sta correndo velocissimo. E meno male che ogni tanto torna indietro. Cioè, meno male che ogni tanto inizia a correre lontano e poi dopo un po' torna indietro. Poi si tranquillizza, tipo, ecco, ora è più calmo. Sì, però Ciccio, siamo quasi fuori dalla grotta e siamo anche tanto vicini a un dirupo. Non è che tu mi ci butti giù di sotto, vero? No, 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 amore, pucciolo, pucciolo, no, no, ok, più a destra, vai più a destra, tanto più a destra. No, 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 tanto sbagliato, tesoro, destra, sinistra, no, destra. Allora, o ti pianti contro qualcosa o torni di là. No, no, Lillo, no, 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 ti prego, ok, no, 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 vai di là, bravo, ok. Mamma mia, però, no, stai fermo, ti prego, aspetta, 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 ok, verso la grotta, spariamogli, no, 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 aspetta, 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 ti prego. Cacchiarola, no, no, corri di là, ok, bravo, bravo, perfetto, fuggi in quella direzione, ok. Mamma mia, però i momenti di panico, perché gli ho già sparato un botto di volte, vederlo precipitare di sotto mi avrebbe fatto male. Ok, riusciamo a bloccare tipo qua? Sei bloccato? Davvero? Dav no, 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 ok, niente, per un attimo ho sperato, vediamo di non beccare il mammut. No, Gio, sì, però Gio, non mi mettere l'ala davanti alla canna del fucile. Oh! E alleluia, ci è andato giù anche il nostro canguro multicolor, ma che bello, ok. Perfetto, perfetto. Ora sono un pochino più tranquilla. Questo inseguimento è stato un pochino snervante. La fortuna vuole che però in questa zona non ci siano, come vi ho anticipato, delle bestie brutte. Cioè, c'è qualche aquilotto ogni tanto, ma sai che c'è, noi non ce ne frega un'emerita cippa, ecco. Cioè, ce li siamo proprio a parte schivati tranquillamente e qualcuno l'abbiamo fatto fuori, ma ripeto, niente di che, ce n'è tipo uno ogni 3000 metri di aquilotto, quindi siamo molto, molto, molto tranquilli. Ora abbiamo di qua il canguro, di là abbiamo l'anchilo. Andiamo a vedere a che punto è il nostro anchilo e poi terminiamo sti due domesticamente e ce ne torniamo a casetta. Ok, allora questa grotta è veramente carina, mi sono vista un po' di zone, però ce n'è una che non ho ancora esplorato. Ah, intanto si è addomesticato, sì, l'anchilo una volta addomesticato ce lo siamo avvicinati al canguro in addomesticamento per facilitarci l'esistenza. Ciao piccolo canguro salterello che scappava continuamente, che non si voleva bloccare, maledetto, maledetto, però sei troppo bellino e puccioso, oh mio Dio, troppo bellino, sono molto contenta di questa cosa. Ok, allora vediamo di metterlo dentro la nostra meravigliosa e magica sfera Poké. Così abbiamo i due canguri nelle sfere Poké. Poi ci prendiamo l'anchilo con Joe e andiamo a finire di esplorarci alcune zone che ho visto solo in lontananza. Tipo c'è una zona tutta ghiacciata, ma non mi sono avvicinata perché ho detto dai, lo esploriamo dopo con calma. Non avevo voglia di dover correre avanti e indietro. Ah, c'è l'orsetto lì sotto. Io ogni tanto mi dimentico che c'ho l'orsetto appresso. Allora è vero, sta grotta è un po' tanto molto buia, perché in effetti è una grotta e ringraziamo che ci sono questi cristalli giganteschi che quantomeno illuminano un pochino le zone. Diciamo che comunque di per sé è un po' tetro come ambientazione. Però che bello, dai, un po' di alberi, verde. E poi c'è quella zona ghiacciata laggiù che ora ci andiamo ad esplorare perché deve essere qualcosa di fighissimo, non lo so, ma mi sembra figo, cioè sembra figo veramente tanto. Oh, vabbè, usiamo arco un po' tipo terapia per esplorare il mondo esterno. Ma che cos'è? No, ragazzi, ok, da lontano sembrava figo, da vicino è sempre più figo. Oh mio Dio, è tipo una costruzione ghiacciata. Cioè, abbiamo trovato il castello di Frozen? Cioè, mi state dicendo che abbiamo. No, vabbè!
Ma il castello di Frozen! Oh mio Dio, ok, mi viene da cantare. No, vabbè, per la vostra gioia non canterò perché sono incredibilmente stonata. Però, oh mio Dio, oh mio Dio, ma che meraviglia! No, vabbè, col cristallo luminoso qua gigantesco. Guarda i pinguini! Ci sono i pinguini nel castello di Frozen! Oh mio Dio, dai, che all'alba sorgerò! Sì, all'alba sorgerò. No, non canto, dai, lo giuro, non canto, sono stonatissima. Però mi viene tanto da fare la canzoncina della raga di Elsa, non mi veniva il nome di Elsa. No, vabbè, guarda che figata! No, vabbè. Oh mio Dio, c'è il fiume che ci scorre sotto. Oddio, con le scale che finiscono dritte sul fiume. Oh, ragazzi, a me sta venendo una voglia matta, ma veramente matta, di farmi una base qua. Oh no, vabbè, guarda. Poi è tutto luminoso, anche senza i cristalli qua dentro c'è luce praticamente. Cioè, sbrilluccica di suo. È meraviglioso. No, ragazzi, mi devo trattenere. No, io non posso farmi un'altra base, dai. No, poi siamo tipo a Fanculandia. No, non posso farmi la base qua dentro. Siamo lontano da tutto e da tutti. Cioè, qua potrei tipo farmi una base così, tanto per il puro gusto di... Ma basta, oh mio Dio. No, vabbè. No, 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 a me stanno venendo idee malsane. Idee malsane, tanto malsane, perché guarda. Cioè, perché come fa a non venirti voglia di costruirti una base meravigliosa qua dentro? Cioè, ci sono le scale, ci potremmo fare tutti i piani, tutte le zone con le bestie. No, i pinguini, quanti pinguini e quante cose luminose. No, vabbè, ma che figata. Queste cose, questi cristalli, ma ci posso fare qualcosa? No. No, li posso tipo attivare, disattivare? No, non posso farci una mazza, però non importa, sono comunque fighi così, anche senza poterci far nulla. Ok, io sto tipo girando in sto posto da 3 ore. No, vabbè, 3 ore no, però una mezz'oretta buona me la sto girando qua, ecco. E non riesco a smettere. Cioè, mi piace tanto. Mi piace veramente tanto a livelli. No. No, qualcuno mi fermi. Qualcuno mi fermi. Io non posso farmi un'altra base. Dai, ce n'ho una qua sopra praticamente. Guarda, là c'è anche metallo. Come. No, c'è la piscina. Oh mio Dio, c'è la piscina. Cioè, no, vabbè. Cioè, cosa mi vieta di farmi una base qua e mettermi gli animali acquatici qua dentro? Li trasferisco con la sfera, poiché sia un po' bassa l'acqua. Tipo, ci potrei mettere giusto, tipo, i rospi quando li andiamo a catturare. O magari i coccodrilli, però... Però no, no, dai, ragazzi, cioè, se io faccio la base qui, poi da qua è un casino spostarsi. La zona dove sono ora è tanto comoda, perché è un po' vicino alla zona innevata, un po' alla palude... Però qua ci sono i pinguini e i cristalli giganti, oh mio Dio. No, vabbè, c'ho l'attacco, c'ho il momento Frozen, c'ho il momento Frozen, ragazzi. Aspetta, aspetta, che là in fondo ho visto roba. Cos'è? Aspetta, eh. Ci riusciamo? C'è roba che sbrilluccica rosa? Che cos'è? Ah, è uno di quei cosi tipo artefatto. Gio riesce a atterrare? Gio non riesce ad atterrare. Cioè, non riesco a fare ad atterrare Gio. Ok, che c'è l'acqua, ma non mi disarciona e... Gio, qua riusciamo ad atterrare? No. Ascolta Jack, scendi così, ecco, facciamo la prima. Fa vedere, fa vedere, fa vedere. Oddio, com'è inquietante però. Oddio, è bruttino. Vabbè, esco, chi se ne... Io non so bene ancora cosa servono, mi avete detto che servono per tipo far uscire fuori bestie brutte, grosse, cattive, e quindi tipo i boss, e mi sa che anche no. Però non importa, noi ce lo pigliamo. Così, giusto per aggiungerla alla collezione, ecco, li sto usando tipo figurine, io gli artefatti, faccio la collezione, non li userò mai, ma... Li teniamo appunto tipo figurine. No, ma vabbè, ma che bello che è sto posto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È una meraviglia incredibile. Ascolta, già che ci siamo, Jack, così, tra sapere e non sapere, poco poco metallo, portiamocelo a casa, che è vero che siamo già pesantucci anche con l'anchilo, che dobbiamo poi acchiapparci, però un po' di metallo ci serve, quindi tanto vale fare scorte adesso, va? Oh, vabbè. Oh, ma lì cosa c'è? C'è una fessura? Ma, ah no, mi sembrava tipo un passaggio segreto, invece no, peccato, peccato. Qua se succede qualcosa, se fa... No, non succede niente, vabbè, non importa. Speravo fosse un po' più interattivo il luogo. E... Ciao pinguino, ciao piccolo pinguino, ma che bellini, ma guarda che bellini che sono. Oh mio Dio. No, vabbè, voglio i pinguini. Oh piccolo pinguino, cucciolo di pinguino minuscolo, guarda, è grosso come l'orsetto. Oh mio Dio, guarda che bellini che sono insieme. No, vabbè, momento Trudy insieme a momento Frozen, ciao. Sì, sono un po' minaccioso con l'accetta, c'hai ragione, aspetta. Ah, ecco. Che bellino! C'era Jack con l'accetta, si è bloccato il pinguino terrorizzato, poi come l'abbiamo messo via, era iniziato a camminare. Aiuto, ma perché?
Ok, va bene, basta, no, ce ne andiamo, perché sennò qua ci passo l'eternità, ci passo veramente l'eternità e direi che non è il caso. Abbiamo un pochino di cose da fare a casa, però, dai, guarda che bello, oh mio Dio. Jack, torniamo un attimo indietro. Jack, torniamo indietro. Dai, è bellissimo. Dai, torniamo un attimo indietro, ci faccio ancora un giro veloce, veloce, poi me ne vado, lo giuro. Ok, no, stavo scherzando, basta, basta, basta cincischiare, basta perdere tempo. Adesso è il caso di tornarcene alla base e poi finalmente iniziare a fare qualcosa di utile per l'umanità. Comunque mi piace veramente tanto sta grotta, cioè decisamente adesso siamo venuti solo con l'obiettivo di catturarci queste due o tre bestie. Però appunto è tranquilla, non, è un po' buia, sì, un po' tetra, abbiamo detto. Però voglio girarmela un po' meglio, ecco, un po' con calma, magari veniamo solo con Joe più avanti e ci facciamo un bel giro, anche perché da quello che ho capito, mi avete anche scritto qualcosa nei commenti, dovrebbe esserci tutta una serie di grotte che si collegano tra loro qua sotto. E poi qua sopra c'è tipo la mia base, presumo, o comunque tutta quella parte subito sotto, vicino alla palude e sotto alla montagna innevata. Sì, comunque è molto figo, cioè molto figo, mi piace questo sistema di grotte, di descenter, di cisame, di descenter, mi piace veramente tanto. Qua che cos'è, un ponte? Che cosa? Ma è tipo stradina. Sì, è tipo stradina, ma guarda che va di là, così ci si può venire anche a piedi. Cioè si può salire, ok, senza bisogno del volatile in teoria. Ah, quindi io presumo che se seguo la strada per di là dovrei arrivare verso casa, giusto? Bene, quindi in teoria di qua noi possiamo tranquillamente scendere nella grotta e con qualsiasi bestia che appunto non sia Joe o comunque un volatile, quindi possiamo tipo scenderci, scendere con la tigre, con i lupi, con lo Yutyrannus. Beh, bene, buona sapersi. Sì, così magari ci facciamo anche un giretto. No, no, dai, non dirmi che ci siamo incastrati con l'anchilosauro. Ma porca miseria. Dimmi te. Va bene, ok, dai, buona sapersi sta cosa, buona sapersi, ne approfitteremo in futuro. E in effetti, seguendo quel sentiero, alla fine siamo arrivati alla nostra base. Quindi effettivamente la grotta è davvero qua sotto, cioè proprio qui sotto esattamente. Wow, che figata, no, mi piace molto questa cosa. Metallara, guarda chi ti ho portato! Finalmente c'è anche tu il compagno, sei contenta? Io sono tanto contenta, soprattutto di aver trovato quella grotta che mi piace tanterrimo. Ragazzi, voi qua come se... Ciao, bellissimi, ciao! Quanto mi odiano queste due bestie. Ok, allora vediamo un canguro fuori dalla sfera Poké. Ma perché appena escono dalla sfera Poké cagano? Io non capisco veramente perché, vabbè. E, ah no, aspetta, però se adesso tiriamo fuori anche l'altro, questo si addormenta. Quindi no, 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 che non ne ho voglia, no, che non ne ho voglia. Facciamo che lo tiriamo fuori dopo appena il timer lì sotto a destra smette di fare il conto alla rovescia, cioè appena arriva a zero. Ok, perfetto. Ok, allora vediamo di farci anche la sella abbastanza in fretta che io devo testare anche quel costume da coniglio il prima possibile, ma tipo subito, subito. Tizio, vieni! Canguro multicolor, Procoptodon multicolor. Allora, aspetta, prima ti voglio testare un attimino. Sì, no, dai, aspetta, prima ti voglio testare così, al naturel, al naturel. La peppa, che, aia, aia, che facciata contro il muro, però. Mamma mia, che saltoni che fa sto canguro, guarda! La pipa, ma dai! No, vabbè! Bellissimo! Bellissimo, Zeta! Vediamo se riesco a saltare le mura da 4. Fa vedere, fa vedere. No, per un pelo, però dai, per un pelo. Aspetta che ci riprovo. Aspetta che ci riprovo. Forse basta prendere una rincorsa un po' più lunga. Vai, vai, vai. Un po' più veloce, però va un po' lento, va un po' lento. No, 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 epic fail. Epic fail, già ci siamo fermati all'ultimo. Che triste, che triste. Va bene, ok, la smetto di provare a saltare mura, la smetto di provare a fare cacchiate con il Procoptodon e vediamo di mettergli questo costumino bellino bellino che sono curiosa di vedere come me lo fai posizionare. No, no, dai, posso. Ah, lì va? Ah, ok. Fa vedere. No, aspetta, fa vedere. Oh mio Dio, ma è un coniglio! C'è veramente un coniglio gigante di Pasqua! No! No, ma è bellissimo! Ma c'ha anche le ovette. No, scusa, puoi togliere le zampe. No, vabbè, c'ho le ovette di Pasqua tutte colorate. Le posso prendere? No, non posso farci niente. Posso fare qualcosa? No. Vabbè, non importa, è bellissimo. No, mio Dio. Oh mio Dio. No, tu rimarrai così tutta la vita. Lo sai, vero, che io il costume non te lo toglierò mai più. No, vabbè. Cioè, guarda la differenza da così a così. Cioè, guarda. Cioè, no, dai, è molto più bello. Abbi pazienza, io ti tengo così tutta la vita, scusami.
No, vabbè, che carino, con io c'ho anche la codina tutta pucciosa, paffuttosa, bellissima. Aspetta, ma io mi rendo conto solo ora di una cosa, ho l'orsetto in grembo. Cioè, Jack, tu hai l'orsetto sulla... Aspetta, non riesco a vedere, fa vedere? Sì, abbiamo l'orsetto sulla sella con noi. Ma stai scherzando? Io non me ne ero ancora accorta, ma sarò scema. Cioè, 3 ore che andiamo in giro con l'orsetto, io mi accorgo solo ora che effettivamente lui sale sulla sella insieme a noi. Va bene, non importa. Ok, allora, tutto bellissimo, carino e puccioso, però io vorrei vedere un attimo che attacchi c'ha sta bestia. Allora, fa vedere così, calcione. Ok, calcione sul culo alle bestie. Ottimo, benissimo, ci piace. Poi, cos'altro fai? Aspetta, vediamo un po'. Prendiamocela con l'anchilo. Ah, da tipo dei morsi. Allora, da calci e poi attacca con le zampe davanti, forse. E tira giù alberi, perfetto. Ok, aia, aia, però ci fa un po' malino l'anchilo, eh. Aspetta, vediamo, riusciamo a farlo. Sì, vabbè, era anche già ferito. Dai, è stato un po' triste attaccare sta bestia che era già ferita di suo, poverina. Fa vedere. Raccoglie un sacco di bacche, però. Un bel po' di paglia, pochissima legna, pochissima legna. Però tante bacche. Tante bacche e tanta paglia. Guarda! Oh, perfetto! Una bestia che finalmente mi raccoglie un po' di bacche. Che in effetti stavo avendo un po' di problemi a nutrire tutti i miei animaletti. Oh, ma guarda che bellina! Vabbè, a me piace troppo la codina di sto canguro. Vabbè, di sto coniglio canguro. No, vabbè, ci stavamo per schiantare contro la serra. Ok, non lo faccio più. Ok, non lo faccio più. Adesso la smettiamo di fare questi salti. No sense. Ok, allora, visto che il Kibi o Cibi, non so come si dica, orso, rimarrà con noi a vita, ho deciso di dargli un nome e lo chiameremo Trudy, perché Trudy è bellissimo, ci sta troppo bene e Trudy rimarrà sempre come bello, piccolo pucciolo, pucciolo. Ok, allora, direi che per questo episodio possiamo finirla qui, finalmente abbiamo finito la serie pasquale, diciamo, ma ci manca solo una cosa, una piccola cosa, che è questa! Il balletto del coniglio! Guarda Jack com'è carino mentre fa il balletto del coniglio! No, adesso te lo faccio fare a oltranza, Jack, mi dispiace, guarda come si muove! No, vabbè, sei ridicolo, sei troppo stupido! No, vabbè, glielo farò fare in continuazione ora. Ok, dai, ancora una volta, Jack, ti prego, ancora una, dai, guarda che bellino. Ok, va bene, la smetto, non lo faccio più. Scusa, Jack si è arrabbiato, dai, metti via il fucile. Jack, metti via il fucile. Jack, ok, ti giuro, non lo facciamo più, dai, questa è stata l'ultima volta, ma basta. Con dietro il coniglio che ci guarda tipo per dire, ma guarda sto scemo, cosa sta facendo? Va bene, allora noi mi sa che ci salutiamo qua, vi mando un enorme abbraccio e un bacione, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao! Allora, Jack, vediamo di fare alla prima. No, ovviamente no. Dai, non è difficile. Dobbiamo solo posizionare l'enorme coniglio sul tetto della casa, cioè sul terrazzone. Dai, che ce la facciamo, porca puzzola. Jack, non sai guidare il coniglio, sappilo. Non sai guidare il coniglio. Guarda che salto che. No, no, no. Oltre il mammut, addirittura. Addirittura. E se passiamo dal tetto della casa, ci proviamo? No, non ce la facciamo manco così. No, sì, certo, ci incastriamo anche col mammut. Beh, perché no, perché no? Dai, Jack, ce la possiamo fare. Ti prego, devo fare la parte finale. Dai, così, così. Alleluia, alleluia, Jack, ce l'abbiamo fatta. Va, non finirci di sotto. Ok, un po' di manovre. Parcheggiamo, perfetto. Senza che ci cadi. Ok, così riusciamo a fare l'altro. Ottimo, chiudimi la porta, grazie.